Sì, è stato detto moltissimo in questa discussione. Io per flash tre cose. La prima, è stato evocato il tema del referendum sul Jobs Act. Io penso che noi dobbiamo ragionare su una stagione referendaria in termini in cui la proponeva Nanni, ma anche, diciamo, completava e articolava il ragionamento Corrado. Nel senso che ci sono tante partite aperte, c'è quella sulle privatizzazioni, potrebbe ritornare in ballo quella sulle pensioni, perché può darsi che la Corte Costituzionale bocci il referendum proposto dalla Lega, perché magari non risponde al requisito e tende ad avere una normativa immediatamente applicabile il giorno dopo del referendum, potrebbe ritornare in ballo anche la possibilità di un referendum abrogativo parziale sulle pensioni. Insomma, noi dobbiamo ragionare sulla partita referendaria avendo l'attenzione a costruire un complesso, uno schieramento politico e sociale che tocchi molte questioni per l'efficacia, perché noi abbiamo vinto il referendum sull'acqua anche perché c'era anche quello sul nucleare. Io penso che vada detto che quindi il fatto di tenere insieme più cose che siano comprensibili non va a detrimento dell'efficacia, ma costruisce quello schieramento di persone che sono coinvolgibili, interessate, che può consentire di raggiungere l'obiettivo. E dobbiamo fare questo giocando un ruolo di protagonismo come lista Tsipras, certamente, ma sapendo che sempre i referendum si vincono se si costruiscono coalizioni politiche e sociali in cui tutti possano rivendicare il proprio protagonismo. E questa è la prima cosa. Sempre sui referendum, però, voglio dire che guai a noi se noi ora pensassimo dentro di noi che la soluzione è nel referendum e che questo diventasse il sostitutivo dell'impegno nostro nei conflitti sociali presenti e futuri in programma, e che magari dopo aver tanto parlato giustamente di costruzione del conflitto ora ci affidiamo al referendum. No, il fatto che noi ragioniamo sul referendum deve stare assieme al fatto che sul rilancio delle mobilitazioni, dei conflitti sociali, sulle partite sindacali aperte, noi sentiamo tutta l'urgenza e anche, diciamo, il nostro protagonismo pieno. Terza considerazione, io penso che tutto questo debba andare assieme al fatto che noi lavoriamo affinando il programma che già avevamo a una proposta di ricomposizione sociale sul terreno del lavoro, che per me ha una serie di declinazioni, all'idea di un piano per il lavoro che certo rimanda al piano per il lavoro mediterraneo, al piano per il lavoro europeo, ma si declina anche nel nostro paese a partire dai bisogni inevasi del nostro paese, a partire dal fatto che mancano 70.000 infermieri e che la sanità che si vuole privatizzare con un pubblico che viene messo sempre più in discredito, anche perché è stato ridotto in queste condizioni. Quindi una mappatura nostra dei bisogni sociali, un ruolo pubblico per un piano per il lavoro e anche tre questioni che nomino solo: riduzione dell'orario di lavoro, riduzione dell'orario di lavoro come assolutamente centrale, estensione degli ammortizzatori sociali universali per via contributiva insieme a un reddito minimo garantito che pesa invece sulla fiscalità generale, con due cose che devono andare assieme, o salario orario minimo legato ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, che è l'opposto di quello che vuole fare il governo Renzi, che vuole stabilire che ci sono lavoratori contrattualizzati permanentemente, lavoratori non contrattualizzati permanentemente, e che per quelli non contrattualizzati il governo definisce una misura minima assistenziale che istituzionalizza il lavoro povero. Allora noi dobbiamo lavorare a queste tre cose. L'ultima cosa che volevo dire sul debito pubblico, è stato detto tanto, guardate, io non ritorno, condivido le cose che diceva Paolo Ferrero. Io credo che sia particolarmente importante nella fase che si apre che quando noi parliamo del debito noi diciamo fuori di noi cose che per noi sono scontate ma che fuori non sono scontate, e perché il debito è vissuto come l'eccesso di spesa sociale oppure l'evasione fiscale. C'è un problema enorme di evasione fiscale, ma il debito non nasce da lì, il debito nasce dalla privatizzazione della gestione del debito e dalla perdita di sovranità monetaria. È stato detto dall'81 al 94 58% rapporto debito PIL, 122% rapporto debito PIL, è raddoppiato, nasce dal fatto che
durante la crisi, dichiarazione di Michel Barnier, commissario dell'Unione Europea, gli Stati europei hanno messo a disposizione delle banche 4.500 miliardi di euro, pari al 37% del PIL dell'Unione Europea. E nasce da quel meccanismo della banca centrale, ti do i soldi all'1%, la banca centrale alle banche, le banche prestano gli stati al 7%. È decisivo, perché se le persone restano convinte che il debito dipende dalle proprie colpe, dall'eccesso di spesa sociale, il conflitto politico che si è creato non sarebbe...